noi non siamo né toscani né liguri, perché il toscano non lo parliamo, no, e il ligure nemmeno. Ai tempi dei romani non sono riusciti a domare gli apuani, li hanno dovuti trasferire in blocco, la maggior parte li portarono in Sicilia e di laggiù hanno portato su, soltanto che quelli che hanno portato in su sono diventati come gli apuani che c'erano prima, uguale denti. Siamo proprio una razza, diciamo, ce l'abbiamo un po' nel sangue questa anarchia, perché abbiamo sempre fatto un mestiere libero all'aperto. Fatale.
delle ditte grosse dove avevano assicurazione tutto, prendevano 290 lire l'ora, me lo ricordo sempre. Io prendevo 400 lire perché non ero all'età di 14-15 anni, perché non ero assicurato. E guadagnavo... sono arrivato a un punto che guadagnavo più che mio padre. Perfettamente d'accordo, cioè se uno non andava a caricare non può, non è come oggi con i camion che uno dice c'ho un blocco, fa 40-50 tonnellate e me lo devi portare giù. Ecco, ma è grosso, non si può portare. Allora dice vabbè, se non lo porti te viene un altro. E c'è chi ci va. Ecco qual è il discorso, cioè non c'è più quella solidarietà che c'era una volta. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero è nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero ribelle in cor ci sta. Va bene così, tutti assieme, un unico sindacato, indipendente dai padroni e dai partiti politici, un unico sindacato. Male dividere la classe operaia. Chi divide vuol dire che fa gli interessi della controparte, degli industriali.